Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Mi è appena arrivata questa scatola enorme di Bottega Verde e io ho pensato di andare ad aprirla insieme a voi. Quindi vediamo subito insieme quello che c'è dentro. Ho già tolto lo scotch per comodità, ho ordinato un pochino di cose e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, la prima cosa che sono andata a comprare è questo tè ai petali blu. Questo mi incuriosiva tantissimo, sono proprio fiori di tè ai petali blu. Mi piaceva la confezione e mi incuriosiva proprio il discorso di questo tipo di tè. Quindi questa è la prima cosa che ho preso. Poi ho preso un bagno doccia mela e spezie. Questo qui, bagno doccia mela e spezie. Sentiamo il profumo. Ragazzi, è buonissimo, sembra una torta di mele con le spezie. Ho capito che questo è un altro di quei bagno doccia di quella serie Non bere il bagno schiuma, vi lascio il link qui nelle schede di quel video che avevo fatto sulla Palmolive Gourmet. Effettivamente questi bagno doccia così con questi sapori, diciamo, da bere, da mangiare, sono veramente ottimi. È proprio buono, sembra proprio una torta di mele con le spezie sopra. Quindi io questo non l'ho ancora provato sulla pelle perché l'ho appena aperto, ma vi consiglierei di provarlo già così sulla base della profumazione. Poi ho preso un bagno doccia, limone e agrumi. Questo qua. Ho voluto provare anche questo al limone e agli agrumi. Andiamo a sentire il profumo. Buono anche questo. È molto, non è tanto forte, però ha proprio questo profumo di agrumi che è buono. Sicuramente magari è meno invernale, io lo vedo più per la primavera e l'estate, però l'ho preso adesso perché era in offerta e quindi, siccome lo volevo provare, ho approfittato dello sconto. Poi andiamo un po' nelle cose più natalizie. Ho preso una confezione regalo che purtroppo vedo la scatola è un po' rovinata, vabbè. Comunque ho preso questa confezione regalo nella scatolina col fiocchetto e ci sono dentro due creme mani, una al pepe rosa e una alla rosa. Eccole qua, spero che riusciate a vederle. Mi sembrava carina la confezione, le creme mani sono comunque delle cose che d'inverno poi si vanno sempre ad utilizzare, quindi sicuramente può essere un pensierino che sarà secondo me apprezzato. Poi ho preso questa maschera purificante anticolorito spento. Siccome io ho la pelle molto chiara, sono abbastanza pallida se non mi trucco, e quindi ho pensato che magari una maschera anticolorito spento poteva essere una cosa da provare. Va bene per tutti i tipi di pelle, eccola qua. Ed è questa maschera per il viso, l'andrò magari a provare già questa sera e vediamo un po' se avrà questo anticolorito spento davvero. Poi ho preso altre due cose per Natale, sono due bagno doccia nella pallina di Natale. Adesso lo apriamo perché me lo hanno messo qua tutto dentro al cellophane, così vi faccio vedere. Eccole qua. Queste sono palline di Natale, potete anche appenderle se volete, e dentro c'è il bagno doccia. Ovviamente è un piccolo pensierino, sono quei regali da fare così, giusto come pensierino. E ne ho preso due. Questo è Elisir dei Desideri e quest'altro invece è Gocce di Felicità. Vedete questo? Ve lo tiro fuori così lo vedete meglio. Aspettate che vediamo di aprire la confezione. Eccola qua. Gocce di felicità, un altro bagno doccia di questa profumazione. Ora io non lo apro perché non vorrei andare a rovinare la confezione. Volevo sentire il profumo, però vedo che è tutto sigillato, quindi lo lasciamo così. E sono comunque due confezioni secondo me carine da regalare a Natale. Anche questa qui, Gocce di felicità, c'ha il fiocchetto che però è staccato, quindi poi andrò a sistemarlo. Comunque mi sembrava una bella idea regalo, perché comunque in questa scatola ci sono delle cose per me, ma ci sono anche già dei regali di Natale. Poi ho preso questa tazza con scritto Merry Christmas, eccola qua, e vicino c'è la crema mani al pepe rosa. Questa mi sembrava carina, anche se poi credo che andrò a cambiare la confezione e unirò la tazza con il tè ai fiori, ai petali blu, perché comunque ha più senso. Anche se in realtà il tè l'avevo preso per me, però adesso che mi è venuto in mente che ho la tazza, forse potrei fare questo regalo. Vediamo, andrò poi a deciderlo.
Poi potevo scegliere degli omaggi e come omaggi ho preso la crema mani Elisir dei Desideri. Voglio subito sentire il profumo perché sono curiosa. Buona, veramente buona. Questa è con estratti di frutti di bosco. In effetti mi sembrava che fosse con i frutti di bosco. Eccola, questa qui è una confezione più piccola perché comunque era un omaggio e sempre come omaggio la base trucco pearlescente, fa un po' effetto illuminante questa qui, l'avevo trovata nel calendario dell'avvento Bottega Verde lo scorso anno, l'avevo provata, mi ero trovata bene, quindi ho ripreso la stessa cosa perché comunque me la davano in omaggio, ho detto ma sì, perché no. Poi ho preso altre confezioni di Natale, non abbiamo mica finito qua ragazzi, ho preso anche questo. Questa è la classica confezione che ha la saponetta, qui c'è uno spray per ambienti e qui c'è una cosa da appendere all'albero di Natale e si presenta in questo modo la confezione. Mi sembra comunque una cosa carina che può essere un regalo simpatico da fare a Natale. Questa è della linea Gocce di Felicità. Quindi anche questa è una di quelle cose che regalerò a Natale. Ancora non ho deciso a chi, però comunque le regalerò a Natale. Poi, siccome ho preso le confezioni di Natale, potevo scegliermi un omaggio e ho scelto le tazzine da caffè con i piattini, con la scritta Merry Christmas, Buon Natale, insomma queste qua. E anche queste io credo che le regalerò a Natale, quindi ho scelto questa proprio per poterla regalare a Natale. Tra l'altro sono carine perché vedete c'è il pupazzo di neve, c'è l'albero di Natale, quindi comunque sono carine. Una confezione di scatole, scusate, di tazzine da caffè natalizie che magari nelle feste, quando siete in famiglia, a tavola così, secondo me possono essere utilizzate, quindi può essere un regalo comunque carino, ovviamente da fare a una persona che magari ama le cose natalizie. E poi ho preso anche un beauty case che potevo scegliere anche qui tra i vari omaggi e ho scelto questo qua. Questo a me piaceva, è molto femminile, come vedete, la scarpa col tacco, la boccetta di profumo, il vestito, ha ovviamente la sua cerniera qua, fatta così, è un po' schiacciato, però è abbastanza alto, vedete così. E anche il manico qua rosa, quindi è una di quelle cose da viaggio che io utilizzo sempre. E poi, come al solito, mi hanno dato dei campioncini. Credo di, se non ricordo male, credo di averli scelti proprio io, perché sul sito ora non mi ricordo se me li dava in automatico o se me li ha fatti scegliere. Comunque, mi ricordo di aver scelto questo al Mar Morto. Questo qui è la crema da massaggio anticellulite Mar Morto, eccolo qua. Volevo provare questa cosa al Mar Morto perché non ho mai provato niente. Poi ho preso il bagno doccia all'avena, questo. Ho scelto poi lo struccante, il latte detergente alle bacche di Goji, eccole qua, queste. E poi come ultima cosa, questo invece non l'ho scelto io, ma probabilmente me lo hanno aggiunto, credo che sia un profumo, crema d'inverno, i nettari preziosi, eccolo qua. Beh, questo secondo me è buono, adesso non lo apro, però non si sente niente, non lo apro perché se lo apro in questo momento poi secondo me evapora, però secondo me è buono. Poi l'ultimo prodotto, che è quello che assolutamente volevo avere, è la crema mani al cioccolato. Eccola qua. Io questa la volevo avere perché mi piace tantissimo tutta quella linea di prodotti per il corpo a base di cioccolato. La crema mani non ce l'avevo, avevo il bagnoschiuma ma non la crema mani. È un profumo di cioccolato veramente buonissimo, altro che bersi cosmetici. Qua se continuano così è veramente buona, sì. Questa mi piace, eccola qua, è anche carino il packaging, vedete, con le bacche di cioccolato. Quindi, insomma, questa voglio proprio metterla subito sulle mani e provare subito l'effetto che fa. Quindi, ragazzi, questi erano tutti i prodotti Bottega Verde. Poi, come al solito, dentro potete anche trovare il catalogo, eccolo qua, ho perso già qualcosa, va bene, poi vado a raccoglierlo. E direi che sono soddisfatta perché ho preso comunque già delle cose da regalare a Natale, ho preso delle cose per me. Tra l'altro la spedizione questa volta è stata velocissima perché di solito ci metto un sacco, questa volta in 3 giorni avevo tutto, quindi insomma sono super soddisfatta. Fatemi
Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete già preso qualche confezione natalizia di Bottega Verde. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.